Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Nel blog di oggi su Tag Medicina parliamo di un argomento spesso affrontato in andrologia, l'eiaculazione precoce, ma un tipo particolare di eiaculazione precoce, l'eiaculazione precoce di tipo neurogeno, quella collegata a una ipersensibilità locale che spesso viene riferita dal paziente. Sappiamo quali sono le cause dell'eiaculazione precoce, non è oggi il target di questo video. Dedichiamoci quindi a questo argomento in maniera particolare. Lo studio che riporto è interessante. Sono stati sottoposti a un blocco del nervo pudendo un gruppo di pazienti affetti da eiaculazione precoce, presumibilmente su base neurogena, quindi da ipersensibilità. Il blocco è stato fatto chiaramente da personale addestrato, più delle volte sono anestesisti esperti in trattamento del dolore, sotto la guida della TAC, a livello del legamento sacro-spinoso e del canale di Alcock, che sono le zone in cui passa il nervo pudendo. Effettivamente, i pazienti trattati con questo tipo di blocco anestetico hanno dimostrato poi negli studi, quindi a livello obiettivo, un miglioramento dei tempi di latenza, con un miglioramento quindi del riflesso eiaculatorio. Questo fa supporre, quindi non permette di chiaramente proporre immediatamente a un paziente affetto da eiaculazione precoce un blocco anestesiologico del nervo pudendo, anche se potrebbe essere comunque fatto a scopo diagnostico, ma ci fa pensare come un interessamento del nervo pudendo, quindi intrappolato a livello delle strutture del bacino e quindi iperattivo o comunque sofferente, potrebbe essere una causa dell'eiaculazione precoce nella ipersensibilità del glande in un paziente, in una persona in cui non abbiamo trovato altre cause. Da tenere a mente, vedere gli sviluppi e iniziare a proporre anche a livello diagnostico. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.